Ma come vi siete fatte grandi? Mi sembra ieri che andavate correndo per il parco della mia casa a Santa Juliana. Le bambine sono cresciute, cancelliere, e corriamo ancora, ma per tutto il mondo. Mi raccomando, il nostro piano. Tranquillo, sono sicuro che avrà successo. Bene, andiamo. Eccoci. E Selina non viene? Sì, Tomas! Ah, ti stavamo aspettando, Selina. Volevo avvisarti che Ninì è scappata, non è alla pensione. Grazie. E che facevate voi alla pensione? Ci siamo andati perché mia sorella si sentiva in colpa per aver accusato ingiustamente Ninì e voleva chiederle scusa. Già, volevo la conferma che stava mentendo a tutti e l'ho avuta. D'accordo, ne parliamo dopo. Adesso sedetevi e cominciamo a mangiare, va bene? Però non mi avevi detto nulla di questa cena. Perché non c'eri, Selina, solo per questo. Ai, scusa. Benvenute, ragazze, benvenute. Se la piccola Barranco non si alza da tavola, ci rovinerà il piano. Si deve alzare per forza, ha bevuto anche l'acqua dei fiori. Allora ricorda, linguaggio del corpo e tutti i mezzi sono... Arriva, è tutta tua, campione. Ciao, Nicolas. Come stai, pasticcino? Bene, che gioia rivederti. Che caso strano incontrarti, che coincidenza, è opera del cielo, è il volere del destino questo. Ma no, non esagerare, è logico che ci si incontri qui, no? Avevo una voglia matta di rivedere te. Dai. Sognavo di sentire l'odore della tua pelle. Quanto sei bella, Jasmine. Non capisco perché tu mi dica tutte queste cose. Perché ti volevo dire delle cose. Io ho molte cose qua di traverso pronte da dire. Bene, dimmele, di che si tratta? È che... sono innamorato di te, Jasmine, ti amo. Ma tu... perché dici così, Nicolas? L'ultima volta che ci siamo visti non ne volevi sapere perché, di me. Perché? Perché sì, perché sono così, perché penso e ripenso e perché mi vergogno di dire quello che provo, ma quello che provo è quello che provo e non me ne pento assolutamente. Va bene, e la tua ragazza? Ho chiuso definitivamente perché non era giusta per me. Capisco, hai fatto bene. Ecco, la verità è che io sento qualcosa per te, qualcosa di molto forte. Certo, però non mi hai mai cercata, non mi hai mai chiamata, non mi sembrava ti perché importasse di me. Perché avevo paura, che tu mi rifiutassi. Beh... avevo paura che non provassi per me quello che provo io, il sentimento che provo per te. No, non esagerare, non dire queste cose. Piccola, e ho anche pensato di fare una sciocchezza. No, per favore, non dire così, no. Jasmine, andiamo in un posto più tranquillo. No, io non posso. Mi stanno aspettando per mangiare e le mie sorelle... Ascolta bene. È l'occasione della tua vita. Non te ne pentirai. Vieni con me. Ricorda quando veniva a trovare papà a Santa Juliana? Come dimenticare? Noi come potrei papà dimenticare? È passato di tempo, vero? Eh sì. Victor, che hai fatto ai capelli? Nulla. Oh, scusa, sono queste sedie vecchie. Anche a me si è impigliata la cravatta. Tutto bene? Giorno. Sì, sì. No, ma devo proprio cambiare queste sedie. Se ora mi scusate, dovrei fare una telefonata molto importante. Perciò, se permettete, torno subito. Va bene, io vado a vedere perché Jasmine ci mette tanto. Ah, brava. Scusate, i miei capelli hanno qualcosa che non va, perché non capisco. Ha aggredito lei perché era da sola, ma poteva succedere a chiunque di noi. No, con me aveva un conto da regolare. Quale? Quando mi ha lasciato, pensava che io gli sarei corsa dietro pregandolo di tornare, ma non è stato così. Mi ha visto coi miei amici, felice. Basta, non perdiamo tempo, dai, andiamo a cercarlo. No, ci penserò io da solo. Tu? E perché? Perché anche se Lola dice che ce l'ha con lei, in realtà ce l'ha con me. E poi ho ancora un conto in sospeso. Bene, allora andiamo insieme. Ti ho detto che farò da solo. Si tratta della mia ragazza e io la voglio difendere. Quindi voi due state insieme? Sì, da poco. Che bello, sono felice per voi. Che bella serata, eh? Credevo che tu fossi un pantofolaio. Cioè che non mi piace uscire? Già. Ah, certo, sì, non pensavo ti avrei rivista davvero. A volte gli incontri sperati sono i più importanti. Tutto d'un fiato? Sì.
Forza allora. Alla salute. Non posso credere che volevi andartene senza salutarmi. Beh, a dire la verità ti ho chiamato varie volte, però non mi sembrava che fossi interessato. Ah, il fatto è che è arrivato il cancelliere con tutte le sue preoccupazioni, i progetti di lavoro e, come sempre, le cose urgenti rubano tempo a quelle importanti. E quali sono le cose importanti? Non lo sai. Non è facile. Non è facile che un ragazzo come me, creda che una donna come te possa ricambiare il suo amore. Perché non crederci se ti ho sempre detto che mi piacevi? Certo, però a volte uno non dice quello che vuole, ma dice quello che può. Non capisco. Non vorrei parlare di questo, ma adesso è un po' tardi e sono su di giri e in servizio, bisogna essere vigili. Però non stai lavorando ora, puoi rilassarti, sì, e parlare. Invece sto lavorando. Fa parte del mio lavoro. Che non si noti che lavoro, anche se lavoro. Ah. Io ho una doppia vita, Jasmine. Come una doppia vita? Sì, io non voglio mentirti. Come potremmo mai amarci se nemmeno posso rivelarti il mio vero nome? Il mio nome non è Nicolas. No. No. Io ho molti segreti, Jasmine. Io sono una spia! Antiseparatista! Oh, anche tu sei una spia antiseparatista! Come anche? Che cosa hai detto? Ti ho chiesto se anche tu sei una spia antiseparatista! Tomas, che fai? Oh, scusa, mi si era impigliato un bottone. Ah, bene! Ho scoperto tutto! Nicolas! E anche Jasmine! Spia, finalmente ti ho che scoperto, succede? Sì! Che hai scoperto? Tu sei una spia antiseparatista! No, io non so di cosa stia parlando! Sì, è tutto qui, che stai dicendo? Ti stai sbagliando! Il cellulare! Quindi è la verità! Che cosa hai fatto, Jasmine? Siete antiseparatiste! Sì, siamo antiseparatiste! Non vogliamo l'indipendenza e non vogliamo che Santa Giuliana sia libera! E non sopportiamo te, Parker! Peccato che vi abbiamo incastrato, ora chiamo le autorità! Ma ha detto! Fate solo un passo e vi faccio secchi in meno di 2 secondi. E con che cosa? Con quella bomboletta? Sì, questa bomboletta ti lascia stecchito in meno di 2 secondi. Per caso vuoi provare, Nicolas?